Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Il mistero dei bambini di Deberibo 00, capitolo 2. Quando ad un certo punto sentii delle urla provenire dal mio ufficio, corsi subito in ufficio e vidi mia figlia rannicchiata per terra, terrorizzata a morte per via delle cassette che trovai in soffitta. La presi subito in braccio e la rassicurai che non era nulla di vero. Papà, è tutto vero, l'ho capito. E come? Nella cassetta dove c'erano le persone impiccate nell'albero. Quell'albero identico al nostro. Cosa stai cercando di dirmi? L'omicidio è avvenuto nel nostro giardino. Dai, vai a letto. Sai quanti alberi uguali esistono al mondo, piccola? Ma che succede qui? Niente, amore, vai a dormire. Va bene, a domani. Sara, andai nella mia camera, ancora scioccata dalle cassette. Io lo so. L'ho capito che l'omicidio del giardino è avvenuto nel nostro giardino. Sono terrorizzata. Mi distesi nel letto e cercai di dormire, quando a un certo punto sentii dei rumori sotto al letto. Senza esitare, guardai. Non c'era niente. Quando mi alzai, vidi una bambina ai piedi del letto. Ero terrorizzata. Non riuscivo a muovermi dalla paura. Ad un certo punto parlò. Ti va di parlare con me? Chi sei? Sono Giulia. E che ci fai qui? Ci abitavo qui. Come? Prima abitavo in un'altra casa, ma poi papà diceva che ero strana da quando eravamo in quella casa. Ci trasferimmo qui, in questa, e poi non ti dico altro. Perché non mi puoi dire altro? Dovrai decidere te. Decidere su cosa? Beh, iniziamo ad essere amiche. Che hai, amici? Per niente. Ci siamo appena trasferiti e ancora non ho amici. Ecco, ora hai me. E poi conoscerai altri tre amici. E dove sono adesso? Sono impegnati. Va bene. Comunque, i tuoi genitori sono morti. Come? Meglio non dirlo. Dai, non lo dico a nessuno. Promettimi di non spaventarti, ok? Va bene. Sono stati impiccati. Dove? Nel tuo giardino. Cosa? Eh sì, cara. Sai chi li ha uccisi? No. E te? Come sei morta? Non posso dirtelo. Il capo si arrabbierà. Il capo? Saprai tutto se accetti di unirti a me. In che senso? Fai quello che ti dico e nulla. Va bene, dai. Inizia col parlarmi della tua famiglia. Matteo, spaventato da quello che mi disse mia figlia, riguardai la cassetta a giardino. Mentre la guardai, controllavo fuori se tutto combaciava. Ebbene sì, tutto combacia. Non è possibile, non ci credo. Ma perché non ci hanno avvisati prima? Dannazione, abitiamo in una casa dove ci fu un omicidio. Devo cercare di indagare di più. Devo sapere la verità. Mi misi al computer e scrissi "Omicidio avvenuto in Louisiana 1999". Mi uscirono varie ricerche, quando alla fine trovai quello che mi serviva. 1999, Louisiana. La famiglia Brooks fu trovata morta, appesa nel proprio giardino. L'indagine si chiuse 3 anni fa, non ci furono abbastanza prove del presunto assassino. La cosa più sconvolgente è che la componente della famiglia, la figlia più piccola, scomparve senza lasciare tracce. Ci furono altri omicidi di famiglie simili, uno in garage, l'altro in piscina e l'altro ancora nelle proprie camere da letto. Tutti i componenti della famiglia furono rinvenuti privi di vita, tranne i figli più piccoli. E anch'essi non hanno lasciato traccia. Questo caso è ancora irrisolto, ma chi ha delle informazioni, anche se possono sembrare banali, non esiti a contattarci.
e sotto un numero di telefono. Scrissi il numero su un pezzo di carta e senza pensarci due volte chiamai il numero. Pronto? Salve, mi scusi se la contatto a quest'ora, ma è urgente. Mi dica. Nella mia soffitta ho trovato uno scatolone contenente un proiettore e quattro cassette e... Mi dice immediatamente dove abita. Louisiana, in via... numero 53. Sta scherzando, vero? No, perché? Domani mattina alle 10 posso venire. Va bene, tanto mia figlia inizia il primo giorno di scuola e mia moglie lavora, quindi potremmo parlare senza che ci sentano. Perché loro non sanno niente. Almeno mia moglie non sa niente. Sua figlia ha visto le cassette? Sì, perché? No, nulla. A domani. A domani. Buonanotte. Sara. Che palle, oggi è il primo giorno di scuola. Volevo parlare con Giulia tutto il giorno. È molto simpatica. Ieri gli ho raccontato tutto sulla mia famiglia. Mi capiva come nessuno fece fino ad ora. Credo proprio di fare come dice lei. Almeno saprò qualcosa di più sul di lei e sul suo capo. Mamma, è pronta la colazione? Sì, sbrigati che dobbiamo parlarti io e tuo padre. Arrivo. Allora, Sara, oggi è il tuo primo giorno di scuola. Sei felice? Beh, felice di andare a scuola? No. Però sì, sono curiosa. Dai, andiamo, se no io farò tardi al lavoro e tu farai tardi a scuola. Va bene, mamma. Andiamo. Ciao, amore. Mi raccomando, ricordati di fare la spesa. Va bene, amore. Ciao, piccola. In bocca al lupo. Crepi. Matteo. Non vedo l'ora di scoprire di più su queste cassette. Ad un certo punto sentì suonare la porta. Arrivo. Ciao. Prego, accomodati. Ciao, sono l'ispettore Mario. Piacere di conoscerla. Piacere. Avrei una prova da mostrarle. Di cosa si tratta? Guardi attentamente la cassetta giardino. Oddio, ma è identico al suo giardino. Non me lo faccia ricordare. La cosa più strana è che i bambini più piccoli di quelle famiglie sono scomparsi. Mi sa dire i nomi dei quattro bambini? Mi scusi, ma non ricordo con esattezza gli altri tre bambini. Ricordo perfettamente il nome della bambina del video giardino. Credo si chiami Giulia. Esatto. Cosa possiamo fare a riguardo? Non lo so, però è strano. Eh già. Mi chiami se scopri qualcos'altro e verrò subito qui per indagare meglio. Verrò ogni mattina alle 10, va bene? Sì, sarebbe perfetto. La ringrazio, Mario. Speriamo di risolvere questo caso. Esatto. A domani. A domani. Ad un certo punto ricevetti una chiamata. Pronto? Salve, lei è il signor Matteo? Sì, perché? Si tratta di sua figlia Sara. Che succede? Non segue le lezioni. Non vuole stare vicino ai suoi compagni di classe dicendo che lei ha già un'amica. E durante le lezioni ha fatto dei disegni alquanto inquietanti per una bambina di 10 anni. Oddio, che genere di disegni sono? Lei insieme ad una bambina con i capelli lunghi, piena di sangue e con grossi tagli nelle braccia, gambe e faccia. E poi sotto il disegno c'è scritto Sara più Giulia, migliori amiche per sempre. Ha detto Giulia? Sì, perché? No, niente, vengo subito a prenderla.